News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano. È un momento molto difficile a livello non solo italiano ma anche internazionale. In questo panorama invece voi riuscite a trovare un minimo di risorse per muovervi verso una progettazione futura importante questa. È un progetto importante per il territorio di Monte Argentario, è un progetto che ci fa sperare che le cose cambino, che venga gente sul territorio, che si possa incrementare l'occupazione, che si possano incrementare le attività locali, perché anche loro soffrono fortemente la crisi, quindi stanno chiudendo. Noi speriamo che portare nuova gente sul territorio, portare nuove persone che non hanno mai conosciuto il territorio, quindi magari non sanno neanche che noi esistiamo, che queste persone si innamorino, perché noi possiamo far innamorare le persone che vengono sul nostro territorio, e magari investire qua da noi. Questo proprio per poter dare di nuovo un po' di movimento e un po' di persone nuove sul nostro territorio, che portano lavoro e comunque portano commercio. Noi ci siamo uniti, quindi Porto Ercole e gli altri comuni limitrofi, perché chi viene all'Argentario deve sapere che vicino a noi ci sono dei territori altrettanto belli da scoprire. L'unione fa la forza, unendo più realtà e più storie, più territori, più nuovi prodotti, secondo me possiamo attirare, abbiamo tutte le carte per poter attirare nuovi turisti sul nostro territorio, per cui il fatto di allargarci, di unire, quindi da noi è partito il progetto, però non l'abbiamo voluto tenere tutto per noi, l'abbiamo condiviso con i territori, perché secondo me è importante anche per il comune di Monte Argentario fare unione con gli altri. Ci stiamo lavorando seriamente, noi ci crediamo, ci investiamo. Il fatto che il comune di Monte Argentario
con tutte le sue difficoltà, oltre ad avere una grossa fetta per il sociale, per il lavoro, investiamo anche su progetti tipo Porto Argentario, e quindi abbiamo veramente cercato di allacciare rapporti anche in queste occasioni, per cui siamo stati a Tenerife, e il fatto che l'amministrazione fosse presente sul territorio con queste realtà ha dato molta credibilità a questo progetto. Cioè, se ci crede anche l'amministrazione che la supporta e la, in qualche modo la finanzia, per le persone, ecco, che per coloro che sono poi gli utenti che dovrebbero godere di questo progetto e quindi, come dire, sposare con noi questo progetto, hanno avuto l'occasione di rendersi conto, cioè il sindaco, il vice sindaco che si presentano e portano avanti questo progetto l'ha reso ancora più credibile, quello che noi vogliamo trasmettere. Noi ci crediamo, lo vogliamo portare avanti, ci investiamo, ci investiremo, e vorremmo che anche il territorio in qualche modo accogliesse questo progetto, perché poi uno si lamenta sempre, le cose non vanno, è vero, è un momento difficile. Ma bisogna anche avere il coraggio di farle cambiare queste cose, perché se continuiamo a piangerci addosso non si cambiano le cose in questo modo. Per cui noi siamo convinti che se poi anche il territorio risponde a questa nostra, diciamo, a questa nostra grida di facciamo qualcosa, questo progetto avrà veramente un futuro brillante. Questa sera siamo in uno dei luoghi, delle location più belle dell'Argentario, e si parla soprattutto di persone, chiaramente a livello internazionale, che possono venire all'Argentario. È un progetto che ha bisogno di un po' di tempo prima che si risolva in un successo, ma voi avete fatto tutto quello che serviva a fare. Però sembrava molto più difficile all'inizio, che sembrava impossibile far venire. Poi abbiamo trovato la strada giusta e siamo riusciti a far venire le navi. Oggi facciamo questo perché vogliamo far venire, non è un convegno dove si parla e magari è noioso e nessuno ti ascolta, è un convegno dove te devi far conoscere il territorio poi a chi deve portare le navi. Abbiamo invitato i maggiori tour operator italiani, esteri, quelli che sono, che hanno accettato poi naturalmente l'invito, e per farli conoscere il territorio, ma non il territorio solo del comune Montargentario, perché poi far venire una nave da crociera, sì, abbiamo il golf, abbiamo tutto, abbiamo le bellezze, secondo me siamo il paese più bello al mondo. Ora, chi mi sente forse dirà che non è vero, però purtroppo sono di parte, secondo me l'Argentario è il paese più bello al mondo, non ce n'è uguali. Però abbiamo bisogno anche degli altri comuni, del comune di Orbetello, del comune di Manciano, del comune di Vitigliano, del comune di Sorano, del comune del Terre di Maremma, dei comuni della parte del Viterbese. Abbiamo bisogno di tutti, perché quando vengono di Siena, siamo andati a parlare con l'assessore di Siena, abbiamo bisogno di tutti, perché scendono e poi magari c'è chi vuol vedere l'Argentario, ma c'è chi vuole andare a vedere Siena, chi vuol vedere Grosseto, chi vuol vedere Manciano, chi vuole andare a Saturnia, e chi vuole spostarsi. Noi dobbiamo essere in grado di fornirgli e far vedere che non è solo l'Argentario, ma è tutto il territorio importante che abbiamo. Tra l'altro abbiamo tutti sponsor, dove faremo conoscere la cucina, dove faremo conoscere l'enoteca, dove faremo conoscere il pesce, perché abbiamo chi ci ha supportato e chi crede in questo progetto, in maniera che questa gente sa che sul nostro territorio c'è l'elite, perché secondo me, ora io ho detto dell'Argentario, però diciamo che la provincia di Grosseto è veramente bella tutta. Sarà un discorso forse troppo proiettato in futuro, ma se un giorno riusciste a portare quanto è il vostro desiderio, 70 o anche 60 mini crociere nell'Argentario, questo contribuirebbe anche al lavoro di tutte quelle persone che naturalmente, aprendo negozi, tenendoli aperti, rendendo molto più, che ne so, fruttiferi anche gli stessi porti, sarebbe meraviglioso. Allunghiamo la stagione, perché poi queste navi non è che vengono d'estate, queste navi vengono settembre, ottobre, novembre, e questi sono i mesi che per noi è veramente un sacrificio, perché d'estate diciamo che lavoriamo poi tutte le attività, lavorano luglio, agosto, bene o male all'Argentario si lavora,
forse lavorano anche parecchio per incrementare anche per l'inverno, che è dura all'Argentario. Allora dobbiamo cercare di allungare questa stagione e l'unica soluzione era far venire queste navi e far venire la gente, perché altrimenti diventa difficile, perché d'inverno ci sono altre località che la fanno da padrone, noi del resto la nostra padronanza è l'estate, però con questa soluzione cercheremo di allungare questa stagione. Questo tipo di progetti, questo tipo delle mini crociere eccetera, sono sempre progetti che lei ha portato in avanti. Quando siamo tutti insieme ha sempre detto c'è sempre un progetto vincente. Noi come Terre della Maremma siamo qui per dare una mano con tutti i comuni e ci abbiamo anche in cantiere un bando per fare un pacchetto turistico tramite dei tour operator con i crocieristi di Civitavecchia. Lei in qualsiasi tipo di progetto ha portato avanti quello che è in realtà la concretezza. Anche in questo caso credo che sia questa la motivazione principale. Indubbiamente, ma la microeconomia grazie a questi progetti sicuramente potrebbe avvalersene e quindi dare nuovo slancio alle nostre comunità. Quindi è molto molto importante, perché poi qualsiasi attività commerciale, ma anche gli agricoltori, perché di riflesso poi dopo si muove tutto il mondo, quindi tutti ne traggono e ne trarranno benefici, è importantissimo. Con i prodotti del territorio, i prodotti naturali, quelle aziende che lavorano con certi principi, con sani principi, sono sicuramente un valore aggiunto a quella che è la nostra promozione turistica. Avete partecipato con gioia, penso. Con molto piacere, perché comunque la realtà del Monteverro è una realtà molto giovane per la Maremma bassa, però è una realtà molto importante. Abbiamo voluto portare il nome di Capalbio anche all'estero, con vino, con blend molto importante come il blend bordolese. Così abbiamo iniziato nel 2008 e oggi abbiamo 6 vini. Siete diventati bravissimi anche nel vino, dove volete arrivare? Capalbio è un territorio che affascina a prima vista. Io non sono di Capalbio, però anch'io appunto ho subito questa magia, cioè con gioia e con molto piacere, la magia di questo territorio che ha veramente tanto da offrire. E Capalbio è già di per sé, ha tante risorse eccellenti, insomma Capalbio è eccellenza già di per sé come territorio, come cultura, come percorsi anche enogastronomici, e appunto in questo filone noi tendiamo a inserirci con una cantina che fa vini di eccellenza. A livello internazionale l'Italia di solito si porta dietro anche questo nome eccelso di alcuni prodotti e voi sicuramente state provando a entrare nel Gotha. Stiamo provando, noi siamo partiti col piede giusto fortunatamente e abbiamo puntato subito sul vino di nicchia, perciò comunque il nostro intento, ci stiamo riuscendo, devo dire la verità, ci stiamo riuscendo veramente a prendere un bel posto in questo prodotto di nicchia. Non vogliamo essere un prodotto di massa, ma particolare per la gente che vuole anche avere un buon bicchiere di vino a tavola. Ovviamente è molto importante non la quantità ma la qualità. E noi appunto ci impegniamo per un prodotto di qualità che sia immerso nel territorio, un territorio appunto con delle bellezze,
incredibili. Incredibili, non mi veniva il termine. E insomma, puntiamo molto su questo progetto, anzi siamo onorati di aver partecipato a questo progetto molto importante. Questo è un incontro che può essere importante per entrambe le parti. Certo, sinceramente lo trovo un incontro bellissimo e utilissimo. Sinceramente faccio i complimenti a tutti quanti per l'organizzazione, è una cosa bellissima e anzi mi dispiace non averla potuta, diciamo, condividere anche con altri, però ci rifacciamo adesso perché maggio, giugno porteremo giù altri armatori come la Seaborn, la Holland, e trovo che il prodotto c'è ed è un prodotto di qualità. Veramente complimenti a tutti e grazie, veramente. Il fatto che vi siete ritrovati insieme è di beneficio comune. Gli americani sempre più cercano questa autenticità proprio del, diciamo, del, come dire, del paese, del quotidiano, e il porto piccolo, quindi le navi piccole nel porto piccolo, e cercano proprio l'autenticità. Non solo un luogo, una location così bella cerca di mettersi in evidenza, ma anche per chi lavora in questo settore è importante conoscere la location. Sì, sono molto contenta di essere stata invitata a far parte di questo evento, non conoscevo molto bene l'area, quindi ho tutta la voglia di approfittare di questo evento per conoscere maggiormente questi luoghi dell'Argentario. È importante perché è ricca anche di quegli ingredienti che sono utilissimi, l'alta cucina e i prodotti anche DOP o DOC che ci sono nella zona. Diciamo che anche per i nostri tour, i nostri clienti, che noi abbiamo un focus sui clienti americani, quello che cercano è l'autenticità, quindi i prodotti locali, le persone, quello che rende l'Italia e in questo caso l'Argentario, insomma, un luogo speciale, unico. Assolutamente si può parlare di bene comune e all'interno però ci sono dei beni privati, ci sono dei professionisti che da anni lavorano, credo, benissimo sul territorio e che oggigiorno sono in grado di offrire al turista non solo il prodotto ma anche una ottima presentazione del prodotto che non possiamo dare per scontato, mi dispiace, bisogna dire che ci sono guide multilingue in alcune aziende, ci sono produttori che fanno una degustazione in inglese o in francese senza problemi e questo è importantissimo per presentare il prodotto. Non dimentichiamoci che la maggior parte dei croceristi sono di lingua straniera, quindi un vero, diciamo, applauso agli imprenditori locali perché secondo me sono organizzati bene. Sì, noi abbiamo tanti ospiti che ripetono con noi le crociere, quindi offrire sempre le solite mete, Livorno, Civitavecchia, diventa un po' ripetitivo, quindi approdare i nuovi porti che ci consentono anche di visitare città conosciute ma un po' distanti dal turismo di massa ci aiuta sicuramente a promuovere i nostri itinerari, quindi approdare a Porto Santo Stefano, a Porto Ercole ci permette di andare a Siena, Massa Marittima, Pitigliano. Ultimamente gli itinerari sono cambiati molto rispetto a qualche anno fa. Qualche anno fa, se tutti vi ricordate, si andava in Egitto, si andava in Libia, si andava in Marocco come se niente fosse, in Israele. Ora invece tutte queste destinazioni, ahimè, non sono più raggiungibili, quindi è necessario offrire un'alternativa ai nostri ospiti e dare loro la possibilità di conoscere questi posti magnifici d'Italia che per non si sa quale motivo erano rimasti un po' lontani dai circuiti, è sicuramente un'ottima opportunità, quindi siamo felici di essere qui e di poter conoscere dal vivo questi posti per poter poi trasmettere l'entusiasmo che ci state trasmettendo voi. È uno scopo comune quello di conoscere per voi il territorio e soprattutto per il territorio di presentarsi in tutta la sua bellezza. Sì, assolutamente, c'è tanto da poter costruire e da poter creare per i prodotti
con cui lavoriamo, insomma, nei vari porti, quindi penso che sia sicuramente un'ottima occasione. Queste zone racchiudono un po' quello che sia il tessuto culturale, la variante gastronomica e una diversità territoriale da sottoporre a tutti quelli che sono i classici itinerari turistici delle grandi città. È bello vedere che in un incontro come quello di questa sera c'è un intento che piano piano comincia, di un progetto che piano piano comincia a crescere perché è comune. Certo, è bello innanzitutto quello che hanno fatto sia il comune che le autorità di aver riunito i migliori tour operator italiani per presentare questo che è un prodotto unico al mondo. Voi avete tre porti in un'unica zona, cosa che nessuna parte del mondo, io ho lavorato in Australia, in Asia, mai visto una cosa del genere, ma soprattutto è bello vedere che c'è da parte anche del popolo, non solo dei imprenditori eccetera, la voglia di lanciarsi, di andare, di mettersi in discussione, e quello che voglio scoprire io ora come tour operator è vedere anche se i negozianti, tutte le persone che un domani avranno le navi da crociere di fronte, reagiranno allo stesso modo. Perché quella è la chiave di tutto, che il popolo recepisca questo messaggio, non solo per le navi da crociere, ma per tutto il turismo che verrà in avvenire. E noi dobbiamo seguire il turista che ora non è più l'americano, è il cinese domani, il brasiliano dopodomani, l'indiano tra tre giorni, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Ma la forza vostra, e soprattutto in questa zona che ho già visto, è che potete dedicarla a mega yacht, quindi al lusso, e creare un boutique, un porto boutique, cioè per le navi non troppo grandi. Io non credo che voi vogliate grandi navi, grandi marchi che portano massa, ma sicuramente vorrete qualcosa di bello, gente che porti i sorrisi, che spenda, che porti i soldi, che poi alla fine il discorso è quello, sì. L'economia, fare girare l'economia, il PIL, e credo che qua c'è un potenziale molto interessante. Ora c'è la ricerca del porto boutique, il porto che offre qualcosa che gli altri non offrono, quello che gli americani dicono il wow, cioè quando arrivano qua devono dire wow, perché? Perché non ha mai provato una cosa prima, vedere non so, un'esibizione del Medioevo, un villaggio tutto medievale, un castello con un fantasma, creare un po' un film per loro, perché la storia, la cultura che a noi appassiona, Dante Alighieri eccetera. Quando io porto i turisti a vedere la statua di Dante Alighieri in Piazza Santa Croce, e mi dico chi? E quindi dobbiamo capire che questo è mercato. Poi c'è anche il mercato di lusso e quindi voi avete anche questo potere di poter sviluppare il mercato del lusso, dello yacht e il mercato un po' di massa che ci sta anche, che alla fine fa star bene tutti. Quando arrivano le mini crociere, quando arriva il turismo, se tu lo accogli, lo ospiti bene, sei una bellissima location, c'è qualità anche nei prodotti che si possono degustare, insomma il tutto diventa più facile. Sicuramente il complesso di tutte queste, diciamo, peculiarità del territorio possono aiutare l'attrattiva turistica nell'Argentario, perché comunque le basi ci sono, naturalistiche, storiche, culturali e anche di particolarità proprio di quello che la terra offre in queste zone, dal vino alle acciughe, a tutto quello che poi andremo a vedere in questi giorni. Speriamo che tutto questo possa essere di aiuto ad attrarre, diciamo, le aspettative del cliente straniero, perché comunque l'Italia l'amano tutti, amano l'Italia in generale, amano i piatti, amano la cucina, amano i vini. Sicuramente questo territorio non ha niente da invidiare a tanti altri che sono al momento più famosi per varie ragioni, che però non solo per meriti spesso. La serata è riuscita, gli operatori turistici sono contenti, sono soddisfatti, però i passi giusti verso la direzione giusta mi sembrano fatti, poi tutto è confutabile, insomma. No, assolutamente. Noi siamo molto contenti di questa serata perché siamo onorati di aver ricevuto questi rappresentanti delle compagnie di navi da crociera, tra l'altro molto prestigiose e di un target che noi stiamo
inseguendo in maniera assoluta, e siamo anche molto contenti di avere i tour operator che sono il tramite per cui arrivare direttamente alle compagnie. E parlando proprio con un rappresentante di una nave, di una compagnia di navi da crociera, mi ha detto: guardate che avete trovato la maniera migliore per farci conoscere le bellezze della vostra zona. Ci fa piacere, siamo contenti, speriamo veramente che nel futuro questa nostra iniziativa possa portare dei risultati per tutta la collettività. Un'altra cosa che ci inorgoglisce è che stasera è stata la prova. Noi avevamo qui il vice sindaco di Grosseto, gli assessori, il sindaco di Orbetello, gli assessori al turismo di Castiglione della Pescaia, rappresentanti di Isola del Giglio, e questo vuol dire che il nostro progetto sta passando su tutto il territorio. Manciano, assessore al turismo di Manciano, questo vuol dire che la nostra idea di allargare a tutto il comprensorio i risultati positivi di questa possibilità nuova di fare turismo venendo dal mare è una cosa che sta veramente trovando un risultato positivo. Della serie, possiamo avere ognuno di noi qualcosa di particolare, insieme riusciamo ad avere una cosa eccezionale. Indubbiamente, noi facciamo parte di un comprensorio e spesso, parlando con i rappresentanti delle compagnie o dei tour operator, io li sfido a chiedermi qualche cosa che noi non possiamo soddisfare, e fino adesso non siamo riusciti a trovare una lacuna, perché indubbiamente qui abbiamo una natura bellissima, una cultura altissima, abbiamo delle necropoli etrusche nelle nostre vicinanze, abbiamo dei percorsi enogastronomici che adesso sono un richiamo enorme, che è veramente di eccellenza. Se pensiamo ai percorsi del formaggio e del vino qua nei nostri dintorni, c'è veramente da leccarsi le labbra. E allora andiamo avanti così, strutturiamoci, lavoriamo bene, con serietà, e sicuramente negli anni prossimi vedremo i risultati. Quello che voglio ribadire, l'ho detto dall'inizio, ma lo voglio ribadire ancora una volta, questo progetto che si chiama Porto Argentario, ma che si allarga a tutto il nostro comprensorio, non è un progetto che avrà degli immediati risvolti, cioè quest'estate, l'anno prossimo avremo i risultati che ci aspettiamo. Ci vorranno degli anni, forse 3, 4, 5 anni, ma alla fine sicuramente, seminando bene, raccoglieremo ancora meglio. Che serata sarà questa? Noi come delegazione Cuochi Costa d'Argento, quindi un'associazione formatasi l'anno scorso, fa parte della Federazione Italiana Cuochi, ci siamo riuniti come ristoratori e chef di albergo e di ristoranti, chiaramente, e partecipiamo a qualsiasi tipo di evento gastronomico sull'Argentario. Questa sera abbiamo preparato un menù abbastanza autoctono, quindi con delle portate, a partire anche dall'aperitivo, con pescato dell'Argentario. Allora, per quanto riguarda l'antipasto, facciamo un tortino di acciughe e broccoli su una salsa di acciughe, quindi abbiamo praticamente fatto una sorta di bagna cauda molto più leggera, e un tortino di acciughe chiaramente filettate, spinate, con delle briciole di pane, che è un piatto tipico maremmano, quindi saltate con olio aromatizzato all'aglio e erbette, e servite su questa salsa di bagna cauda molto leggera. Poi, per quanto riguarda il primo piatto, abbiamo fatto ravioli di caldaro dentro e fuori. Il caldaro è la zuppa per eccellenza dell'Argentario, quindi era la zuppa che si faceva con quello che rimaneva invenduto nelle reti del pescatore, ma non per questo era meno saporito di quello che si vendeva, anzi tutt'altro. Quindi abbiamo destrutturato il piatto, abbiamo fatto una farcia con la parte esterna, la polpa, completamente spinata,
e chiaramente ricoperta con la viola, con la pasta all'uovo. E poi abbiamo creato invece con le parti eccedenti del pesce, ma quelle più saporite, un bel brodetto ridotto con pomodoro. E sopra mettiamo tutta una dadolata fresca di pesci che rappresentano il caldaro. Poi abbiamo un calamaro ripieno con una crema di patate e dei pomodorini confit e del carciofo. Il ripieno è fatto come lo facevano le signore di una volta qui nelle famiglie, quindi con un po' di tonnetti, poi del pane ammollato nel latte, insaporito con dei pesci, dei pesci poveri. E poi riempito, poi lo passiamo in forno, facciamo cuocere piano piano e poi dopo mettiamo questa crema di patate sotto, semplicissima, due pomodorini confit e il carciofo per dare un po' di contrasto al piatto. Secondo lei, qual è il piatto che rappresenta meglio la forza dell'argentario a livello culinario? Il primo piatto, il caldaro di pesce, è per l'eccellenza proprio dell'argentario, dei pescatori del luogo, perché un posto di mare viveva con questi pesci, con il pescato e sono stati tramandati dalle nonne, dalle mamme e un continuo. Questa sera attraverso i vostri piatti ci può essere un ritorno importante in futuro. Ne sono convinto, ritorno a dire che abbiamo creato proprio questa associazione perché io sono stato uno dei fondatori, perché l'unione fa la forza e quindi insieme cerchiamo di chiaramente dare un prodotto all'argentario e alle zone limitrofe di un buonissimo livello. News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano.